Noi siamo nel cortile dell'Archiginnasio di Bologna. Abbiamo deciso di fare una cosa. Come sapete, la nostra campagna elettorale sarà Siamo europei. Allora, in ogni tappa che faremo, spiegheremo perché un pezzo di Europa è nata dall'Italia. Quindi siamo europei perché in fondo abbiamo contribuito a fondarla. Quindi l'abbiamo fatto a Roma nella sala degli Orazi e Curiazi, e qui lo facciamo nel cortile degli stemmi dell'Archiginnasio. L'Archiginnasio è stato voluto dal Papa e realizzato da Carlo Borromeo, e doveva essere il posto dove tutti gli studi convergevano, un'università ante litteram, diciamo. Ma la cosa più interessante è un'altra. Oggi c'è il Museo dello Studente Europeo, ma se voi vi guardate intorno, tutti questi stemmi sono studenti spesso europei, e quindi il primo Erasmus è stato fatto qui. Ovviamente non era supportato, non era finanziato, erano spesso studenti di famiglie nobili o altoborghesi. E tuttavia, a metà del Cinquecento, pian piano Bologna è diventata la sede di un Erasmus europeo. Quando noi diciamo siamo europei, non siamo europei perché siamo parte dell'Unione Europea, siamo europei perché spesso quello che l'Unione Europea è diventata, abbiamo fatto prima noi, nella cultura romana, nella cultura umanistica. E questo gli europei lo sanno e lo sentono. E quindi quando diciamo siamo europei, vogliamo dire dobbiamo essere all'altezza del nostro retaggio, che è quello dei veri fondatori dell'Europa, fondatori culturali prima che politici.